Lo so, ragazzi, che la conoscete la torta versata, ma l'avete mai realizzata con gli ovetti di cioccolato, quelli di Pasqua? No? E allora facciamola insieme, fatela anche voi perché vi conviene. Che cosa serve? Intanto prendiamo quattro belle uova, le inzuppiamo con 180 g di zucchero semolato, le facciamo diventare belle, gonfie, spumose e chiare. Dopodiché andiamo ad aggiungere a filo 100 g di acqua calda. Poi setacciamo una mistina di lievito, quello per dolci, con 200 g di farina. Setacciamo per eliminare i grumi che forma il lievito. Una volta setacciato, mescoliamo e andiamo a setacciare ancora il composto di farina e lievito direttamente nel composto di uova belle sbattute. Alterniamo la farina con 90 g di olio di semi di girasole, ma potete utilizzare anche l'olio di semi di arachidi, quello che preferite. Continuiamo a lavorare e poi, una volta pronto il composto, lo andiamo a versare metà del composto in una teglia, diametro 25 cm, rivestita di carta forno. Potete anche lungerla, fate come vi pare. Io preferisco la carta forno, mi piace di più. Metà composto nella teglia e poi a cuocere per 20 minuti, non uno di più, mi raccomando, neanche uno di meno. 20 minuti a 180 gradi, forno ventilato, posizione medio-bassa del forno. Tiriamo fuori la teglia e andiamo a mettere questi ovetti di cioccolato interi, senza bisogno di sciorglierli. Non li avete? Potete utilizzare anche l'uovo di Pasqua che vi è avanzato oppure dei cioccolatini semplici. Tanto si sciolgono poi dentro, tranquilli, tranquilli. Ecco qua, abbiamo ricoperto tutto lo strato di torta con gli ovetti di cioccolato e adesso versiamo sopra il resto dell'impasto che avevamo tenuto da parte e via in forno sempre a 180 gradi, ventilato per altri 30-35 minuti. E la torta è pronta. Guardate qua, è la nostra torta versata con gli ovetti di Pasqua. Come riciclare, come recuperare. Magari abbiamo dei cioccolatini che ci hanno regalato, non sono poi tanto buoni. Nessun problema, utilizziamo sempre tutto. Una bella spolverata di zucchero a velo e la torta è pronta da servire. Una torta versata che appena fatta è buona, ma il giorno dopo è ancora più buona. Mi credete? Ma la vogliamo fare insieme? Qualsiasi cosa da mettere dentro. L'importante è preparare la torta versata.